Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di come aggiornare il sistema infotainment o il sistema multimediale delle autovetture Citroën, Peugeot, Opel, cioè del gruppo PSA. Diciamo che questo è un aggiornamento al video che avevo fatto già circa 3 anni fa, in cui ho fatto vedere come aggiornare le mappe del navigatore che abbiamo preinstallato su questi tipi di vetture e soprattutto di come aggiornare il software del sistema multimediale, perché è davvero importante tenere aggiornato il software di questi sistemi, che sono sistemi comunque diciamo complessi, che fanno tantissime cose, che negli anni vengono sviluppati e migliorati sia dal punto di vista delle prestazioni che dal punto di vista anche delle funzioni che magari vengono aggiunte. E siccome che un'automobile comunque non ce la teniamo un mese, 2 mesi, 3 mesi, ma magari ce la teniamo 2, 3 anni o anche più, è secondo me importante tenere aggiornato questo sistema multimediale, che adesso all'interno delle nostre autovetture è davvero una parte importantissima nell'utilizzo appunto della nostra automobile. Poi se abbiamo anche l'aggiornamento delle mappe del navigatore, anche quello ben venga, anche se ormai siamo abituati ad utilizzare tutti Google Map, perché comunque queste automobili hanno sistema di collegamento sia con Android Auto che con Apple CarPlay, ed entrambi ci danno la possibilità di utilizzare appunto Google Map. Però nel caso volessimo usare il navigatore che abbiamo preinstallato sulla nostra autovettura senza dover collegare il telefono, possiamo farlo tranquillamente e tenerlo comunque anche lui aggiornato per un determinato periodo. Allora, nel video che avevo fatto, appunto, come vi ho detto poco fa, circa 3 anni fa, il sistema era abbastanza macchinoso per andare ad aggiornare il sistema multimediale e le mappe, mentre adesso è diventato davvero tutto più semplice. Quindi ho deciso di fare questo video appunto per spiegarvi come fare adesso andare ad aggiornare i vostri sistemi multimediali, perché anche chi magari non è tanto pratico e non mastica molto la tecnologia è sicuramente in grado di farlo, perché comunque è importante utilizzare secondo me appieno questi dispositivi. Allora, innanzitutto dovete andare a scaricare l'applicazione dedicata alla vostra auto, quindi se è una Citroen andrete a scaricare My Citroen, se è una Peugeot andrete a scaricare My Peugeot, se è una Opel andrete a scaricare My Opel. Quindi queste sono le 3 applicazioni che sono praticamente identiche, però ognuna ha la sua tipologia di autovetture. Quindi andatela a scaricare dai vostri store, che sia Play Store o che sia Apple Store, comunque le applicazioni sono le stesse. Una volta che l'avete scaricata, cosa dovete fare? Semplicissimo, andate ad aprirla, nel mio caso My Peugeot, ma l'applicazione è identica per qualsiasi tipo di vettura, ovviamente a me si apre perché comunque sono già registrato, ma nel vostro caso dovete solo registrarvi, quindi classica registrazione con username e password. Una volta registrati vi chiederà di inserire il codice VIN, che è un codice che trovate sul libretto, quindi lo inserite, automaticamente l'applicazione riconoscerà la vostra vettura. Una volta fatto questo siete pronti già per fare l'aggiornamento del vostro sistema multimediale. Chi non ha installato mai questa applicazione, mi raccomando, installatela indipendentemente dall'aggiornamento meno del sistema multimediale, perché è un'applicazione secondo me utilissima in tantissime cose. Avevo fatto anche a riguardo appunto di queste applicazioni un video tanto tempo fa, magari ve lo lascio qua sopra nelle schede, perché comunque questa applicazione ci dà tantissime informazioni sulla nostra vettura, quanta benzina abbiamo dentro. Infatti vedete che la mia macchina l'ho parcheggiata, e quando l'ho parcheggiata ha questo carburante, questa autonomia di chilometri disponibili, quanti chilometri ho fatto, cioè, e la posizione in cui si trova. È una cosa davvero comoda, lo fa tutto in automatico, perché una volta che avete associato il Bluetooth del vostro telefonino all'automobile, che comunque è una cosa che va fatta, perché se volete utilizzare il telefono in macchina per telefonare o rispondere alle telefonate senza averlo collegato a Apple CarPlay o a Android Auto, potete farlo tranquillamente con la connessione Bluetooth classica, quindi avete poche funzioni, ma rispondere alle chiamate o telefonare lo potete fare tranquillamente. Quindi una cosa che va fatta è comunque associare il vostro dispositivo con la connessione Bluetooth a quello della vostra automobile. Quindi una volta fatto questo avete, vedete, la vostra automobile, in questo caso la mia, con tutte le informazioni del caso, e a questo punto non ci resta che andare a guardare cosa l'automobile ha come aggiornamenti. Mentre prima dovevamo andare noi a guardare che aggiornamenti c'erano disponibili, scaricarli, andare a formattare la chiavetta USB, che era una cosa non complicata, ma tanti mi scrivevano che non riuscivano a formattarla nel formato giusto, perché il sistema multimediale dell'auto non accetta tutte le formattazioni, quindi tutte queste cose mandavano un po' in crisi chi ovviamente non è tanto pratico di tecnologia, mentre adesso è davvero tutto più semplice. Quindi una volta fatto questo entriamo in veicolo, quindi vedete che qua abbiamo tutti i dati del veicolo.
e abbiamo touchscreen del veicolo. Quindi clicchiamo su touchscreen e vedete che c'è aggiornamento della cartografia. In questo momento non ho aggiornamenti disponibili, cioè l'ultimo aggiornamento che ho fatto è quello che ho installato tuttora nell'automobile. Sotto invece abbiamo aggiornamento del touchscreen, quindi aggiornamento del sistema multimediale o sistema infotainment. Quindi andiamo a cliccare e vedete che mi dice che c'è disponibile un nuovo aggiornamento e ci suggerisce appunto il nuovo metodo di aggiornamento. Basterà cliccare su invia un link di download all'email. Quindi andremo a cliccare su lì, ecco l'email è già pronta per essere inviata. Quindi facendo invia ci invierà appunto questa email con due link. Vedete che abbiamo il link per Windows e il link per Mac. Quindi una volta che ci è arrivata l'email è questa che state guardando, andremo a cliccare appunto sulla versione del nostro PC, se è un Mac o un Windows, e andremo a scaricare l'applicazione che verrà installata sul nostro PC. Una volta fatto questo, ci troveremo appunto l'applicazione installata. Basterà andare nelle applicazioni installate. Vedete, io ho Peugeot Update, vado ad aprirla perché ovviamente l'ho già installata. A voi vi si scaricherà, la dovrete installare e una volta installata avrete l'iconetta del Peugeot Update. A questo punto vedete che ci sono già le informazioni della mia automobile, quindi non bisogna inserire niente perché comunque l'email che è stata inviata è già, diciamo, completa con tutte le informazioni, mentre prima dovevamo mettere anche il codice dell'automobile, andare a recuperare un codice che andava inserito. Cioè è un sistema che si può fare ancora anche adesso, quello che si faceva prima, ma è davvero molto macchinoso. Questo è davvero semplicissimo. Quindi vedete che c'è la mia auto. A questo punto vado a fare seleziona perché questa è l'auto che voglio andare ad aggiornare. Vedete che la cartografia non me la fa selezionare perché non c'è nessun aggiornamento disponibile, mentre c'è un aggiornamento software del touchscreen. Sì, perché comunque collegando il nostro telefono all'automobile il sistema sa quale versione abbiamo installato attualmente sulla nostra automobile, quindi è per quello che sa dirci se abbiamo o meno un nuovo aggiornamento. Una volta fatto questo basterà andare a fare download. Adesso io non lo faccio perché l'ho già fatto e poi sarebbe molto lungo il tempo di download perché è davvero grosso, è il file 2-3 giga, davvero un file molto importante di dimensioni. Quindi facciamo download, aspettiamo che si scarica. Una volta che avrà finito il download, cosa succede? Ci apparirà una schermata che non è più questa, ma quella successiva, dove ci chiederà di inserire una chiavetta USB. Mi raccomando, deve essere almeno da 16 giga. Consigliata è una USB 3.0, quindi non usate chiavette vecchissime perché poi sarebbe lentissima anche l'installazione, perché comunque già è lunga l'installazione dell'automobile. Se avete una chiavetta lenta diventa tutto più lento. Quindi chiavetta USB 3.0, 16 giga di memoria. Inserite nel vostro PC o Mac, quindi fate avanti, ve la formatta lui nel formato giusto, quindi già quello adatto alla vostra automobile, quindi non è più come prima che bisogna formattarla così, cos'hanno, ma in questo modo me la legge, nell'altro modo no. Adesso è davvero tutto semplicissimo, quindi andate a formattarla, vi installa il file che avete scaricato nel formato giusto per essere letto dal vostro sistema multimediale. Una volta fatto questo, finito tutto, vi dice che la chiavetta è pronta, quindi andate ad espellere la chiavetta e siete pronti per andarla ad inserire nella vostra automobile. Quindi adesso direi che è il momento di andarla appunto a inserire nel nostro sistema infotainment. Andiamo! Perfetto, allora accendete l'automobile, il sistema multimediale vedete è pronto. Una cosa importantissima da fare è andare a disattivare il pulsante eco off, cioè il pulsante quello che ci fa spegnere l'automobile quando siamo fermi agli stop o ai semafori. Questo è importante perché gli aggiornamenti firmware e software non vanno mai interrotti, sia che sia un'automobile, che sia un PC, che sia un telefono, qualsiasi dispositivo andate ad aggiornare, mi raccomando, non interrompete mai gli aggiornamenti, perché andare a interrompere un aggiornamento firmware o software potrebbe andare a causare il non riavvio del dispositivo. Quindi disattivate il pulsante eco, almeno l'auto sta accesa, siete sicuri che non si spegne. Una volta fatto questo, dovete solo andare a inserire la vostra chiavetta USB all'interno della, ovviamente, porta USB. Aspettate che venga letta dal sistema multimediale. Perfetto, errore media, nessun contenuto media sulla chiavetta. Questo è normalissimo perché comunque lei non trova nessun file musicale, comunque un file multimediale non c'è, però vedete che se la lasciate lì un attimo, poi va a fare la lettura secondaria e
si accorge che c'è un aggiornamento, vedete il numero dell'aggiornamento, vabbè, è un numero improponibile, presente sul sistema, necessita almeno un riavviamento. Quindi a questo punto andiamo a fare sì e aspettiamo che venga installato il nuovo software. Però questo procedimento di aggiornamento è bello lungo, ci metterà circa un 20 minuti, quindi l'auto va lasciata accesa, ve lo dico subito, per una ventina di minuti. Poi alla fine ovviamente vi verrà fuori la scritta, il sistema multimediale è stato aggiornato, però finché non vi esce quella scritta lasciate accesa l'automobile. Comunque c'è una barra graduata che continua a salire, in questo momento non ve lo faccio vedere perché dovrei lasciare acceso l'auto e in questo momento non ho la possibilità di lasciarla accesa, perché comunque è già un orario in cui preferisco non farlo, lo farò poi domani con calma, però per farvi capire cosa dovete fare, questo è sicuramente abbastanza. Quindi ragazzi, adesso facciamo finta di aver cliccato sì e torniamo in studio. Quindi ragazzi, il sistema è stato aggiornato, avete visto com'è semplice, veloce, vi segue passo a passo, quindi non dovete pensare voi come fare, ma ve lo dice appunto l'applicazione che avete installato nel vostro PC cosa dovete fare, vi segue passo a passo senza che dobbiate fare niente o pensare cosa fare, vi dice tutto lui. Poi anche il discorso di suggerirvi se avete un aggiornamento o meno disponibile, anche quello è importante, mentre prima bisognava andare a guardare noi se c'era un aggiornamento, vedere se che abbiamo installato era quella versione lì o meno, quindi andare a vedere nel sistema multimediale che versione avevamo installato, perché comunque sono aggiornamenti che non è che escono tutte le settimane, quindi non è che uno si ricorda che versione c'ha installato, quindi doveva andare a vedere, poi tornare a guardare se c'era disponibile una versione nuova con un ovviamente numeri diversi di versione del software. Quindi adesso è davvero semplicissimo. Quindi questo tipo di aggiornamento vale per Citroen, vale per Peugeot e vale per Opel. Quindi se avete questi tipi di automobili, ovviamente di ultima generazione, non macchine vecchie, però se sono automobili che non hanno più di 3 anni, 99% avete un sistema multimediale aggiornabile in questo modo. E poi mi raccomando, scaricate sempre le loro applicazioni, cioè quelle My Peugeot, My Citroen, My Opel, per utilizzare al meglio comunque anche con l'applicazione le vostre automobili. Quindi ragazzi, se questo aggiornamento al video che avevo fatto 3 anni fa per le vostre automobili, per i vostri sistemi multimediali del gruppo PSA, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, anteprime, quindi mi raccomando seguitemi lì. Se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao.